Padre! Padre, dovete partire per forza. Temo proprio di sì, Kaylee. I cavalieri del re stanno per arrivare. Raccontatemi perché siete diventato cavaliere. Kaylee, è una storia che hai già sentito mille volte. Non fa niente, gliela ripeto volentieri. Vedi, figlia mia, prima della tua nascita, questa era una terra tenebrosa e ostile. Le genti che la popolavano erano divise, fratello contro fratello. La sola speranza di pace era legata alla leggenda della spada Excalibur. Perché si narrava che solo il vero re avrebbe potuto estrarre la magica spada dalla roccia e poi riunire il popolo sotto di sé. Molti ci provavano, ma fallivano tutti. Poi, lo stesso giorno in cui tu nascesti, un eroe si fece avanti in maniera inattesa. Si chiamava Artù. Era lui il vero re. Con Excalibur al suo fianco, egli ci condusse fuori dalle tenebre e insieme costruimmo il regno più florido della terra. E tutti furono felici. I tre anelli rappresentano l'unità del nostro regno. Come cavaliere ho prestato giuramento di proteggere Camelot, Re Artù ed Excalibur. Ecco i cavalieri! Ora devo andare. Il re ha chiamato i suoi cavalieri per una ricorrenza particolare. A presto. Voglio venire con voi, padre! Sì, quando sarai più grande, Kaylee. Ti porterò a Camelot, te lo prometto. Ti voglio bene! Un giorno diventerò cavaliere, come mio padre. Andiamo! Seguiteci! Di giustizia e libertà, io festeggio adesso con voi. E la terra ognuno poi, in parti uguali spartirà, uguaglianza ci sarà per chi ci vivrà. Libertà, giustizia, speranza!
indipendenza, pace, onore, bontà, forza, valore. Ma che simpatico Coreto! Ora torniamo agli affari. Ho atteso a lungo questo giorno. Quando riceverò nuove terre? Sir Ruber, sempre a pensare a voi stesso. Come cavalieri della Tavola Rotonda abbiamo obblighi verso il popolo, non verso noi stessi. Le terre verranno divise in base ai bisogni di ciascuno. Allora a me ne occorre più di chiunque altro. Non vi avrei appoggiato tutti questi anni se avessi capito che volevate fare la carità. Il re ha deciso! È tempo che ci sia un nuovo re, e io voto per me! Non servirò mai un falso re! Allora ne servirete uno morto! Un giorno quella spada cadrà in mano mia! Tutto questo sarà mio! Sir Lionel. È ferito. Sir Lionel. Madre, ascoltate! È mio padre! Vostro marito è morto per salvarmi la vita, per salvare Camelot. Lady Juliana, le porte di Camelot per voi saranno sempre aperte. Sir Lionel era il mio cavaliere più fedele. Ed anche un mio caro, caro amico. Noi tutti ricorderemo sempre come abbia difeso gli ideali di Camelot. Se ora fossi qui, mi rivedrei in te. Sono sempre chiusi in me tutti quei progetti che io facevo insieme a te. Vivrò come mi va, coraggio sai avrò, ed io combatterò sempre con lealtà ciò che è giusto, difenderò. E sulle tue ali volerò in tanti luoghi nuovi che piano piano io scoprirò. Ti sentirò vicino a me perché sei mio padre. Volerò con te. Qui non realizzerò i sogni che farò, il mondo non conoscerò, voglio crescere, ce la farò. Così sulle tue ali volerò in tanti luoghi e nomi che piano piano io scoprirò. Ti sento vicino a me perché sei mio padre, volerò con te. So che il tuo spirito è vivo e mi guiderà sempre. Tu sei con me. Tanti luoghi nuovi che piano piano io scoprirò. Ti sentirò vicino.
vicino a me perché sei mio padre. Volerò con te.